Rieccoci, allora eravamo sempre qua con questo esercito che stiamo cercando di prendere. Prima o poi magari ci riusciremo, magari no. Avevamo preso però Strasburgo qua in alto. F di Valencia ha fatto pace col Califfato di Cordova. Non so. Eravamo in buoni rapporti col F di Valencia. Sì. Buono, meno male, almeno non ci rovinano i rapporti con il Califfato di Cordova, visto che non avevo controllato. Non mi pare che ci siano altri avvisi importanti. Questo qua sì, perché almeno dobbiamo riparare questa. Cioè, dobbiamo riparare, dobbiamo sistemare quest'area. Abbiamo bisogno di soldi. La sanità non sarà un problema, quindi andiamo subito di Orafo. E basta, sostanzialmente. Promidoline pubblico non dovremmo averne. Qui ricominciamo a tassarlo. Qui siamo tranquilli, ma non possiamo fare molto perché. Qui. E come faccio a vedere? No, qui c'è un'altra spia, ecco perché. Teoricamente, probabilmente Arvernis potremmo conquistarla. Però non ho abbastanza eserciti. Abbiamo preso Grenoble, non possiamo andare ad eliminare quello lì. Anche questo qua dovremmo inseguirlo per un bel po'. Qui abbiamo Carlomanno e Ducato di Provenza, cosa che potrebbe dimostrarsi particolarmente complicato, quantomeno difficilmente riusciremo a tenere Marsiglia se mi attaccano insieme, anche se non hanno un granché come esercito, vedremo. L'altro problema è che rischio di perdere tutta la flotta, quindi preferisco andare a rompere le scatole a Narbona. E Marsiglia eventualmente la riprendo. Questo esercito qua. Facciamo una bella cosa, va. Prendiamo questo qua, lo portiamo a Nizza, che almeno mi mantengono buono l'ordine pubblico e si rigenera le unità. Se Marsiglia va giù, Marsiglia va giù. Amen. Ready for battle. Tu sei salito di livello. Sì. E credo di non dover fare nient'altro. Quindi. Altro governatore. La roba importante per un governatore l'ha già fatta. Facciamo questo qua, anche se non è la cosa più importante in generale. By E which comunque l'ordine pubblico non è words messo are poi you così bene lì, used? quindi. Così male non lo è. Borgogna è un problema. At your command. Ma credo che già in un turno dovrebbe, sì, dovrebbe sistemarsi. Dobbiamo anche chiedere la pace ai franchi, eh? Un'altra cosa che si può fare. Però non sarebbero contenti tutti i nostri cioè alleati, le poche persone che non ci odiano, insomma. Come immaginavo, voglio dire, non. Era proprio bene, era un generale, non è che fosse. Vincere questa è altamente improbabile. Però vale la pena combatterla per indebolirlo un pochino. E l'aspetto positivo è che adesso con questa flotta qua posso andargli a prendere la capitale comunque. Quindi. Cioè, visto che tra l'altro non è neanche una capitale di provincia, quindi.
Probabilmente non potremo neanche combatterlo. Comunque sì, insomma, questa qua non è... Oddio. Se arrivano dall'altra parte del ponte, si può anche... No, non arrivano dall'altra parte del ponte. A meno che non siano i rinforzi. Comunque, l'area rossa è tutta di qua. E vediamo che cosa riusciamo a fare. Infatti arriva... Arriverà tutto da questo lato, immagino. Qui ci mettiamo giusto il nostro solito schermagliatore. Ci dà una mano. E per il resto comunque è un insediamento molto più difendibile del solito perché normalmente non abbiamo ingressi così stretti. Dovremmo... No, non dobbiamo utilizzare il generale da subito. Utilizzare altre unità. Anche se sarebbe forse la cosa migliore utilizzare il generale per avere un lanciere da ogni parte. Generale di là. Quindi il... Qua lo mettiamo qui. E qua dietro spadaccini. Ah! Questi speriamo di riuscire a eliminarli. Così. Spero è meglio qua, in modo che possano eventualmente colpirli anche sul fianco se dovessero provare a girare. Stesso discorso qua. Questa cavalleria rischia di fare una brutta fine, però se riusciamo a buttarla qua dentro forse riusciamo a salvarla. E altre unità non ne ho, ad eccezione del generale, che però probabilmente lo terrò un po' qui. I nemici sono arrivati. Stiamo perdendo il nostro vantaggio. Risentiamo ancora un po'. Andiamo di tiro pesante perché le cavallerie dovrebbero fare una brutta fine. E oddio, in questo lato qua non abbiamo dei lancieri in combattimento, quindi bisogna vedere. In generale mi preoccupano di più le fanterie in questo. Comunque devo mandarci delle lanci da mandare in combattimento qui perché sono tutte cavallerie. Il nostro generale è sotto attacco! Tenetelo in vita! Una torre è stata completamente distrutta! Riusciamo ad andare a prendere questi qui. Un altro un po' di unità dovremmo riuscire ad eliminargliele. Anche se magari non riusciamo a... No, beh, togliete pure il magari, anche se sicuramente la perdiamo. O quasi sicuramente.
Le unità nemiche sono tornate in battaglia. Riusciamo ad eliminare un po' di tiratori prima che questi qua vengano a rompermi le scatole. Anche il fatto che questi qua ci mettano così tanto per eliminare dei tiratori non è esattamente il massimo. Ci siamo quasi. Mandalo in fuga definitivamente. Poi lo porto contro questo qua. Quindi, cioè, se cercassi di allontanarlo, sarebbe soltanto una brutta fine. Adesso no, ho fatto la fregatura, è fermato, poi ripartito, poi si è fermato. Quella cavalleria lì sostanzialmente è andata. Costretti a spararci addosso con le... con gli acieri per cercare di farli fuori. Non riusciamo ad arrivare lì. Questo. Dove diavolo sono? Qua sotto. Ok. Neanche se riescono a farli fuori. Il nemico ha radunato le sue unità. C'è il suo re. Heaven can wait. Charge. È l'unica speranza, diciamo. Riusciamo a far fuori il generale. A parte che sta già andando in fuga il generale, però. Ah, ecco, sono questi qua. Non mi stanno sparando addosso. Questo qua cerchiamo di continuare a tirare su questi qui in modo da non farli tornare indietro, possibilmente. Non so se sono riusciti a fare il muro. Il finale sta morendo. Riusciamo a... Ma che cosa faccio con questo qua? Se posso portarlo qui. Comunque, per vedere se riesce a combinare qualcosa. Ok, perfetto. Cioè, perfetto. Mi fa per dire perfetto, però meglio di niente. Il generale non è morto. Spread out.
Cosa ci non teniamo lì? Ci sono comunque speranze, voglio dire, però meglio, insomma. Più di quante non ce ne fossero prima. Sì. A farlo fuori quello lì, perché sennò mi sa che mi rischia di fare troppi danni, perché non no. Ma appunto. Non mi piace quella dove sta quello lì, però. Oh sì. Siamo generale vicino. E questo qua ha fatto fuori quelli lì. Non credo che potrà fare molto. Non cercare di andare qui, eventualmente cercare da girare, ma prima che riesca a farlo. Ne vorrà. E perché non possiamo neanche spostare questo spadaccino? Perché altrimenti questo qua me lo elimina. Posso al massimo correre là dentro, fare un po' di danni. Una delle nostre unità non può più far fuoco. Un altro generale. Hanno finito le munizioni, quindi facciamo l'unica cosa che possono fare gli arcieri una volta che hanno finito le munizioni. Lì l'idea era di restringerli e di togliere la formazione allargata, però non erano particolarmente volenterosi. Mandiamo qua a fare mucchio. Questi mucchioni stanno sparando. Dovrebbero fare un granché, però. Sono quasi pronto a. No. Ok, sto mucchione qua. Quindi mi hanno fatti fuori parecchi, però, eh. Qui non ci sono più molte chance. Direi che vediamo cosa succede, cioè cosa succede qua. Si caricano qua, poi i nostri uomini stanno che scappando. È il momento di fare di carica suicida. Che spettacolo vergognoso. Un generale sta andando in fuga. È andato in fuga. I nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Cosa ci sono già andati? Vabbè, qua è ovvio che non la vinco io, eh. E anche qui l'uccisione l'ho fatta, ma insomma. Vabbè, il piano ovviamente non era di vincere, abbiamo detto 44 volte, insomma, li abbiamo fatti fuori 1185 e insomma.
Il primo esercito praticamente l'abbiamo piallato. Secondo no, però vabbè. E sostanzialmente tutte le nostre unità hanno fatto un buon lavoro, voglio dire. Gli unici sono poi giavellottisti, ma perché si trovano addosso il fuoco di tipo 6 arcieri o cose del genere, quindi. Neanche tra l'altro se la conquisteranno. Non la conquistano, sono contento, però. La vedo un po'. Boh. Ma infatti l'hanno conquistata. Bavaria fa quello che vuole. Sei sicuro? Va bene, contento tu, contenti tutti. Però vabbè, probabilmente non avendo più territorio sta facendo un po' quello che si. Cioè, insomma, disperatamente. Cercando disperatamente di conquistare qualcosa. Attaccare in un turno. Commander, to victory! Advance! Mentre ci beccheremo il logoramento, però niente di che, voglio dire. Andiamo qua. Prossimo turno. Probabilmente conquisteremo Narbona. Cioè, più che altro. Non lo so. Vedremo. Se non altro, gli romperemo un po' le scatole. Abbiamo ancora questo qua. Sta razziando. Probabilmente. Perfetto. Adesso tu cominci. Per il momento stai qua, però dovrà tornare giù. Metto di livello. Però c'ho bisogno qua, ovviamente. Qui non mi stanno dichiarando guerra, cioè non mi stanno aprendo le scatole, stranamente. Can I assist you further? Qua i franchi stanno avendo qualche problemino in più perché adesso confiniamo anche con la Frisia. Dovremmo dichiarare guerra praticamente all'Alemannia, eh. Voglio dire, con questo esercito qua. Vale che andiamo a prenderci Speyer, voglio dire, cioè non è che succede niente. Perché comunque è qua. Sarebbe non neanche. Cosa sono? Artisti sassoni che non mi interessano. Abbiamo ancora questa città qua Augusta da prendere, ma non dovrebbe volerci poi molto. Comunque al massimo mettiamo rischio Costanza, ma credo che sia in guerra con parecchie fazioni anche l'Alemannia. No. Sono abbastanza amici di Bavaria e Boemia. Vabbè, faraci loro. Sì, no, sono ragazzi, sono in guerra però con gli avari. Che ovviamente sono 12 anni che è a zero, però. Andiamo per caso. Andiamo a commerciare con i separatisti sassoni. Sit, friend, and let us talk. E questo ci ha dato qualche soldino in più e comunque continuerà a darcene. Commander. Vai via dalla marcia forzata perché non è necessario.
Vediamo quello che possiamo riparare. Qua Marsiglia è tutta sfasciata, però. No, non è che non è sfasciata, strana. Però insomma non c'è poco da fare. Gli altri franchi vanno in giro con gli agenti, gli eserciti ne sto vedendo pochi adesso. Ok, la provincia ha rinunciato. Questi separatisti dell'impero romano, quello che sono. Volevo dire, questi qua stanno rompendo le scatole veramente tanto. Appena avrò la flotta libera so già dove mandarla. Credo che la provincia sia stata eliminata completamente. Fortifichiamo qui perché non credo di poter tornare. Se posso tornare alla città, magari con la marcia forzata. No, non posso, quindi andiamoci qua e basta. Loro non prendono attrito logoramente, ovviamente, però insomma, io mi rigenero le unità, loro no. Graziando, immagino. E non avete dichiarato guerra, quindi. Oh! Fleet reporting! Prepare for battle! Tra l'altro questo qua è in mare, voglio dire. Ah, la sua guarnigione si imbarca. Vabbè, ho perso un po' di navi, ma le navi non so. Come? Ha perso? Your orders? Questa non me l'aspettavo. Va bene. Però non è male. Siamo così. Fantastico, abbiamo perso delle navi, abbiamo perso una battaglia navale così, avevamo, teoricamente dovevamo macellarli, va bene. Altre robe qua da fare non ce ne sono perché gli eserciti non me ne stanno mandando addosso, almeno non al momento. Teoricamente potremmo utilizzare questo qua per fare dei casini, soltanto più che altro per farlo salire un po' di livello. Qui da Speyer dovremmo andare giù, ma ci sono un po' di problemi di inverno. Non vorrei. Qui però meno. Se esco da qua mi sa che mi becco. No. Ora andiamo giù metà. Per essere più vicini. Qua dovrebbe essere metà. Non è metà. Oh, Christian Doro. Ok, rimani lì allora. Un po' di soldi li abbiamo. Qua in alto avevamo uno slot libero. Abbiamo anche un po' di roba da riparare in realtà. Qui non possiamo farci nulla. Ripariamo quello che dobbiamo riparare. Qui. Cosa ho finito di ricercare? Qua c'è scritto come è andata a finire la battaglia lì. Sconfitta di misura. Ho
tattica mesa da guerra, adesso è ancora 5%, anche perché ho perso. Volevo guardare qui. Tecniche d'assedio, quindi ho l'officina per le macchine d'assedio, perfetto. Beh, questa qua non è male, in realtà. Però insomma, niente di così importante. Questo potrebbe essere utile. Questo però è più utile. Finiamo il turno, direi. Vediamo cosa succede. Se si muovono a fare qualcosa, più che altro. Ho dei dubbi, ma insomma. Prima di mandare spie in giro, voglio dire. O dignitari in questo caso. Che vabbè. Ho tentato di mandargli subito la flotta direttamente là. Ecco, questo qua avevo relativamente paura che succedesse, ma. Marcia forzata perché voglio mettergli tra virgolette paura, voglio dire. Può andare a prendere. Potremmo anche però rendere uno stato cliente. Ma Tisbona è ancora dell'impero romano. Sì, perché comunque questa provincia qua non la prenderemo, quindi tanto vale rendere uno stato cliente, così almeno ci riprendiamo Costanza. Se dovessero prenderla, o se. Spero che torni indietro, però vedremo. Esercito qua, allora teoricamente potremmo. Allora a sto punto fai una bella cosa. Vai qua a difendere Nizza, che da questo qua riesci a difenderla tranquillamente. Tu invece vai ad attaccare Arl di nuovo. E un po' avanti col tempo. Vabbè, dovremmo starci dentro comunque. Ma no, dai, combattiamola. Sto pensando di aspettare quei 3 turni lì, però. Abbiamo comunque 2 artiglierie, voglio dire. In questo caso attaccheremo da 2 lati, dove ci sono queste 2 rampe, perché immagino che lui la barricata la metta anche lui qua, voglio dire, è la cosa più furba. E queste rampe sono strette, il vantaggio di essere strette per noi che difendiamo è ovviamente che non abbiamo, non per noi che difendevamo l'altra volta, voglio dire. Ovviamente era buono il fatto che fossero strette perché significava che era più facile difenderle, no? Però, avendo tutte queste artiglierie, sono strette anche un target più facile da colpire adesso. Questo qua è un, tra virgolette, esercito. Questo qua è l'altro. Invece nella di qua. Tutte le artiglierie il più avanti possibile. Dovrebbero tirare tranquillamente su tutte e 2 lì. Ok, vale fare direttamente così, non è che granché, però. È un buon generale, ma sì. Non è. Più tre morale non è male. Utile di altre abilità. Qui l'artiglieria invece la teniamo qui.
Sai che ho sbagliato tutto, eh? La Madonna! Ce la facciamo qua? Che, cioè, mi rendo perfettamente conto che le, nel senso, non è il gioco che sta sbagliando, voglio dire. Sono io che gli do i comandi a muzzo, però... Mi piacerebbe... riuscire a sistemare sta cosa. Più o meno. È bello avere informazioni decente, però. Ma che chiedere troppo. Andiamo così. Ok, le artiglierie vanno messe a fuoco. Tolto fuoco volontà, messe in fuoco, tiro infuocato. E una comincia a tirare qua. Sono sicuro deve essere. Ah. Qui l'ho mancato, ovviamente, perché le mie artiglierie non sono assolutamente altrettanto efficaci quanto quelle dell'avversario, generalmente. Andiamo avanti le fanterie per sicurezza. Qui forse potrebbe anche prendere fuoco, per cui cominciamo a tirare su questo. Il nemico è stato avvistato. Può darsi, ma non è detto. Il fuoco divampa, la città nemica diventa cieca. Conviene, però ci vuole un sacco di tempo perché dobbiamo girare le artiglierie. La torre nemica è stata distrutta. Ok. Fermati. Tirando vagamente dalla parte giusta. Abbiamo preso la loro torre. Adesso dovrebbe andare, voglio dire. Tra l'altro non devi andare avanti 12 km, basterebbe che ti giri. Un po' l'ho preso. Torni indietro, rimettiti qua. Perché qui non va, secondo me. Il fuoco qui e qua c'è una palizzata, però è l'unica roba che non sta bruciando. Forse. La torre nemica è stata distrutta! Mancato con tutte. Tirare adesso qualcosa con questo. In realtà non è che ci sia molto su cui tirare. Sì, però poi non so. Non voglio sprecare munizioni, quello è il fatto. Non mi piace, qui devo guardare qua. Il
Mica convinto, insomma. Ok, l'abbiamo presa. Alleluia, alleluia. Allora, tu cominci... Direi di tirare su questo qua. Oddio. Era lì che magari qualcosa lo prendi. Tu tiri su questi qua. Abbiamo preso la loro torre. Buone notizie. Io qui qualcuno l'abbiamo preso. Provo a tirare qua. Un'unità ha esaurito le munizioni. Questo qua ha finito munizioni per cercare di tirare giù una singola torre, praticamente. La città nemica è in pessimo stato e molto danneggiata. Meno 6. E poi ho tentato di dargli un'altra... una botta qua, giusto per... magari prendere un bonus più alto. Comunque adesso bisogna pensare a... andare avanti. Almeno di qua. Che non riuscite a fare questa qua. Per munizioni anche con quelle, quindi anche qui. No, qua però dobbiamo andare avanti. Non, cioè, non guadagniamo nulla a star qua così a prenderci il fuoco. Anche perché tra l'altro, se, avendo bruciato praticamente la sua città, voglio dire, questi qua sono tutti malus, o meglio la maggior parte sono malus che si sentono più che altro in corpo a corpo, quindi non andare in corpo a corpo è uno svantaggio. L'ideale sarebbe andare in corpo a corpo. Più roba di quella che pensassi.
positivo è che adesso loro hanno tante cavallerie, ma le nostre sono molto migliori. Quindi. Cavalleria qui, però. Ready for orders. At your service. Qualche roba di pericoloso qua dentro? Sostanzialmente no. Ok, vediamo. Tu adesso vieni qua. No, sì, non serve neanche in realtà, basta che passi dentro qua. Andare velocemente ad aiutare le mie. Lì. Vieni qua. Tu vai qua. Tu qua rischi di fare una brutta fine soltanto per te. La barricata tra l'altro non l'hanno neanche messa qua, non sono. Non ho la più pallida idea di dove sia. Ecco perché hanno problemi. Unità di lanciere. Il nemico ha radunato le sue unità. Qui non sta andando male.
Molto incasinata sta battaglia. Dovrebbe mandarlo in fuga. Siamo quasi qua. Siamo quasi entrati. Di accettare la sconfitta, ha raggruppato le sue unità. Il nemico sta perdendo terreno. Dovrebbe avere più molto altro. È finita, dai. Una volta che va giù il generale e contro delle lance non può che andare giù. Mi sa che abbiamo perso parecchio, però... No, va bene, anche tanto. Beh, gli arcieri hanno fatto tendenzialmente poco, ma quello è abbastanza normale. Voglio dire... Un assedio in difesa fanno molto di più, evidentemente, però comunque non hanno fatto schifo, e per il resto... è andata relativamente bene se non fosse per questa unità qua, anche se è stata molto incasinata. Cioè, l'abbiamo battuta sostanzialmente perché avevamo delle unità decisamente migliori. Ready for battle, Commander. Facciamo sto robo qua giusto per fare ancora qualche cosina, ma in generale direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!